Con la tradizionale foto di gruppo si è conclusa la scorsa domenica 7 luglio la 13esima edizione della Festa del Fritto. I tanti volontari dell'associazione Quid là dal Fium di Tombaccia chiudono un'altra edizione ricca di presenze, ma soprattutto di grande bontà grazie ai tanti piatti serviti nei 3 giorni dell'evento. Carne, pesce, verdure fritte e molte altre specialità hanno reso la frazione di Tombaccia di Fano la capitale del gusto, ma anche della buona musica grazie al palco centrale con le orchestre del territorio e un altro per i giovani con i DJ set. Bilancio positivo, positivissimo. L'affluenza è in ulteriore incremento. Già l'abbiamo visto ieri, venerdì, ma anche stasera è effettivamente un pienone esagerato. Siamo molto molto contenti, soprattutto della riuscita della festa, il tempo è stato clemente, per cui diciamo che tutto è combinato al fine di una riuscita meravigliosa della festa, insomma. Qual è la mole di lavoro di una festa del genere? Se dicessi indescrivibile non sarei preciso. Il tutto praticamente si sviluppa nelle 2 settimane precedenti all'evento e poi la settimana successiva. Parte con i vari impianti eccetera eccetera, comunque diciamo che c'è una mole di lavoro esagerata. Fortunatamente abbiamo uno zoccolo duro che è costituito da una 15ina di persone che ci danno una mano gratuitamente, tutti volontari. Poi quando è il momento della manifestazione si aggiungono ulteriori volontari, addirittura stasera ci siamo dati un attimo una conta, eravamo attorno a 80 persone e tutti disposti a far sì che insomma la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi. Quanti e quali piatti sono stati serviti in questi 3 giorni? Allora, numericamente farei difficoltà. Potrei dirti che praticamente ci sono 700-800 posti tavolo, per cui li abbiamo riempiti. Diciamo che numericamente possiamo magari basarci su quello. Poi i piatti sono quelli che abbiamo sempre riproposto durante queste manifestazioni. Chiaramente li riproponiamo proprio perché sono sempre riusciti sin dall'inizio. Poi creiamo delle mini varianti che possono essere a livello di qualche primo o di qualche secondo, giusto per dare un'offerta un attimo un po' più ampia oltre al solito fritto. E poi alla fine della cena diamo la possibilità di usufruire di un ulteriore dolce che cambiamo di anno in anno. Quest'anno c'erano praticamente le mezzelune che erano ripiene a cioccolato e dei nastrini sempre fritti. Per il prossimo anno, ve lo do come anticipazione, molto probabilmente rifaremo il gelato fritto che è tanto riuscito negli anni precedenti. Però intanto dobbiamo finire il 2024 perché credetemi l'impegno è gravoso. Poi ci ricaricheremo le batterie e il prossimo anno saremo di nuovo qua ad attendervi chiaramente.